Microphone. Allora, vogliamo raccontare anzitutto da cosa nasce questa associazione culturale? Perché per me è importante. Anzitutto ti presento, tu sei Andrea Lombardi. Andrea Lombardi, presidente dell'associazione, esatto, culturale. Che si occupa di tutt'altra cosa rispetto a questa presentazione, però. Fantastico, queste sono le cose che. Allora, senti, qui ho Céline ci scrive, cioè le lettere di Luis Ferdinand Céline alla stampa collaborazione francese 40-44. Questa associazione culturale Italia Storica nasce perché? Nasciamo nel 1998. Voce e microfono. Nasciamo nel 1998 come associazione culturale e ci occupiamo principalmente di storia militare. A margine di questo, da diversi anni, mi occupo semiprofessionalmente di un grande scrittore francese, uno dei maggiori romanzieri del Novecento, che è Louis Ferdinand Céline. Louis Ferdinand Céline combatte nella Prima Guerra Mondiale nel 1914 come corazziere e viene ferito gravemente comportandosi coraggiosamente al fronte. E questa sua esperienza, questa sua prima esperienza da giovane, così esposto alle carneficine di massa della Prima Guerra Mondiale, lo farà diventare Céline. Perché lo farà diventare Céline? Perché il suo nome era Louis Ferdinand Destouches. Lui in conversazioni successive disse proprio questo: senza la Prima Guerra Mondiale non sarebbe mai nato Céline, questo pseudonimo che lui usa quando fece pubblicare il suo primo libro di successo, Il viaggio eterno della notte. Dopo la Prima Guerra Mondiale lui farà diverse, molte esperienze. Fu un direttore di piantagioni in Africa centrale, fu medico per la Società delle Nazioni come medico del lavoro, significativamente alle officine Ford, quindi studiò appunto i meccanismi di produzione di massa, la catena di montaggio, che effetti poteva avere nei laboratori, quindi era un esperto di medicina sociale. Fece anche un periodo, anche qua in Italia, studiando le zone malariche, una borsa della Fondazione Rockefeller. E poi, veramente, quello, il sogno, no, di ogni futuro medico è sposarsi la figlia di primario. E lui lo fece. Quindi lui aveva la sua carriera assicurata e rinunciò a tutto questo per diventare appunto un medico di poveri nella banlieue parigina. Mentre era appunto esercitava la professione medica, scrisse questo romanzo che era Viaggio al termine della notte. In questo romanzo lui ripercorreva semi autobiograficamente, tramite questo suo personaggio, Bartomeu, tutta la sua esperienza di vita fino a quel momento. Quando uscì questo romanzo fu istantaneamente acclamato dalla sinistra francese. Perché? Perché era Prima Guerra Mondiale, quindi la denuncia dei massacri delle carneficine e di un patriottismo mal interpretato, diciamo. Una critica al colonialismo, perché comunque c'era la sua esperienza nelle colonie dell'Africa nera, quindi del colonialismo, lo sfruttamento del territorio, eccetera. Una critica al capitalismo, perché c'era la sua esperienza alla Ford, e poi la sua esperienza in questa disperata umanità delle periferie parigine, quindi fu istantaneamente acclamata alla sinistra, da Sartre, Aragon e quant'altro. Però lui si distanziò da questo, perché lui non voleva essere entrare come una specie di portavoce, di megafono, no, della sinistra, e si prese delle distanze. Questo fu il suo primo passo che poi pagherà in seguito, perché un certo ostracismo che poi ci fu contro di lui anche per delle altre scelte che poi sono l'oggetto proprio di questa conferenza, partì proprio da lì, partì da questo suo rifiuto di inserirsi, ma non tanto contro la sinistra, per la sinistra, poi questo meccanismo di consulterie letterarie, di puzzolotti buoni, di ingraziarsi un critico. Che cosa ti ha colpito di questo personaggio? Appena lo leggi, cioè, la prima cosa che ti colpisce è effettivamente che è un romanziere eccezionale, però ancora di più è proprio quello che lui esprime, questa sua visione del mondo, questo suo disincanto, questo suo cinismo, che però non è mai un cinismo troppo spesso. Céline è stato dipinto come un nichilista, eccetera, mentre in realtà nel suo romanzo principale, Viaggio nella notte, ci sono invece dei piccoli momenti che brillano, invece di speranza, comunque ci sono dei personaggi che i lettori sanno benissimo. E però devi leggere quel libro, La Viaggio nella notte, e devi leggerlo preferibilmente quando hai 18-20 anni, perché dopo
se lo leggi lì capisci veramente, perché Selin per esempio lui ha sempre diffidato di tutto il mondo ma non dei bambini, perché poi in effetti dopo i 18-20 anni inizia a essere un po' troppo marcio, diciamo, per capire a fondo quello che Selin ti scrive, poi inizia a essere troppo disilluso tu stesso di qualunque cosa, eccetera. Quando l'hai scoperto? Quindi a che età? Eri marcio o eri... No, cioè, ora lo sono abbondantemente, non per colpa sua. No, però l'ho letto quando ho 19 anni, quindi ero quindi in range, già la scadenza, eccetera. Sì, infatti, ma è grave, mi sono distrutto così proprio perché lui. Comunque, tornando di nuovo, lui ha un grande successo, arriva al 32, è un successo importante. Però poi cosa succede? Come molti altri scrittori, e qua esce una cosa un po' buffa, succede praticamente che il suo romanzo viene tradotto in russo dalla moglie di Sartre, Simone de Beauvoir. L'Unione Sovietica, in quel periodo, negli anni 30, era visitata da moltissimi intellettuali francesi e non, che di solito tornavano praticamente essendo stati perfettamente abbindolati dalla propaganda sovietica, perciò tornavano dicendo le cose più mirabolanti, non che il capitalismo sia molto meglio, però in particolare tornavano dalla Russia degli anni 30, quella della collettivizzazione delle campagne, 20 milioni di morti praticamente in un annetto, no? Cioè, 2 milioni e mezzo di gente nel cura, ma che poi non è un problema, che le bombe di Guantanamo, cioè le bombe sono in Afghanistan, Guantanamo non è che molto, però era proprio la Russia, cioè che la proporzione era questa straniera peggiore, e tornavo dicendo, ma è tutto meraviglioso, le scuole funzionano benissimo, c'è la libertà, la giustizia sociale, eccetera. E se lì andò in Russia. Anche in Russia nel 36, perché doveva spendersi i soldi dei diritti letterari, perché non glieli mandavano in Francia, cioè glieli davano, però doveva spenderli là. Allora lui va là e vede. E cosa vede? Vede che l'uomo alla fine è umano fino a quanto una gallina vola. Nel senso che se una gallina si prende un calcio in culo, queste sono parole sue, credente, la gallina appunto vola. Quando ritorna, ritorna a piccare merda. Punto. E l'altra cosa che nota è questa, che questo magnifico uomo nuovo, praticamente propagandato dalla propaganda sovietica, è in effetti parzialmente realizzato, partendo anche dalla rivoluzione francese, che Selina, la bestia era Selina la rivoluzione francese, perché la rivoluzione francese prende un uomo che è in fondo un'immonda putricola e gli dice, sai cosa c'è di nuovo? Che al posto di fare come ti dicono i preti, eccetera, che se proprio stai zitto in mosca nel mondo putricola potrai diventare qualcosa di un po' migliore, ma comunque lo rimani. Invece la rivoluzione francese e la Russia sovietica le hanno detto, Popol, cioè no, il proprietario, cioè, sei l'unica inimitabile scintilla della terra, dell'universo, diventerai chissà cosa, eccetera, eccetera. E invece no. Invece cosa poi produce questo? Che già l'uomo è intrattabile e ingestibile per com'è. Se poi tu gli dai ancora dell'importanza, significa che arrivi, e qua sono di nuovo le parole inserite, mia colpa, che l'uomo è tronfio e il suo ego smisurato lo rende come un libero simile a buco di culo che si vede Giove allo specchio. E la cifra le cose proprio fa fare, insomma. Abbastanza. Beh, vabbè, e qua praticamente di nuovo. Io non lo conoscevo, lo sto conoscendo ora, quindi detta da lui è tutta. Comunque poi cosa fa Selin? Già aveva sbagliato, diciamo, non beccare il culo prendendo i critici letterari a fare un po' di incesti letterari con i suoi colleghi, praticamente, scrittori. Poi, se ne va in Russia, anche a dire praticamente che la Russia va schifo, già che c'è, cosa c'è di nuovo? Ci sono, in Francia, c'è il potere, praticamente, il fronte popolare, che è formato da comunisti, cioè comunisti, comunque socialisti, comunque di sinistra, che ha come presidente, prende Leon Blum, che è un socialista ebreo, che inizia praticamente questo fronte popolare a fare una politica contro la Germania tedesca, quello che poi sarebbe legittimissimo, chiaro. Però Selin lo dice. Lui aveva visto che mentre lui nella prima guerra mondiale aveva, come tutti i suoi commilitoni, poi magari leggiamo qualche grado al volo, aveva veramente combattuto con tutto loro stessi, anche in errore, anche strumentalizzati dalla propaganda alla De Amicis, non alla Libro Cuore, no, praticamente, però avevano combattuto. Lui ha visto, vedeva che la gioventù francese degli anni 30 era cambiato qualcosa, cioè non c'era più questa volontà di combattere. Perciò Selin diceva, state attenti a fare troppo ad andare troppo contro la Germania nazista, perché se questi poi praticamente veramente c'è la guerra, noi questa la perdiamo. Perché lui diceva, qua non vedo più questa volontà di potersi di combattere, qua non vedo più questa
così, questa fedeltà all'onore, all'idea di una patria, di una nazione, di difendere la Francia. E in effetti parzialmente, ovviamente, quello che poi successe nel 40, nel maggio giugno 40 in Francia, nella campagna d'Occidente, gli diede ragione. E lui praticamente scrisse così questi tre libri, che sono appunto Bagatelle per un massacro, La guerra al Marogna e poi dopo la storia dei cadaveri, che erano molto su posizione di sinistra, cioè erano più che altro d'accusa contro le élite francesi del momento, che in effetti molte erano ebraiche. In questo si differenzia un po' dal classico antisemitismo degli anni 30, che era o quello biologico, razziale, nazista, oppure quello italiano, che era a metà, diciamo, fra poi imposto all'Italia per la legge dell'88 su una base della popolazione che in massima parte non era antisemita, anche se c'era un bel nucleo invece antisemita italiano, che era molto diverso da quello nazista o da quello alla Selina, che era quello cattolico, la lezione cattolica, il gesuita, eccetera. Ho fatto un articolo di palesemente antisemita ancora, cioè fra un po' negli anni 50 e comunque Selina scrive questi libri. Poi li si può interpretare solo dal punto di vista, come fanno molti. Chiaramente, da destra questi libri sono una specie di Vangelo, perché praticamente, soprattutto in Bagatelle per un massacro, lui denuncia la presenza ebraica nella politica, in qualunque altra maniera. Poi, anche da destra è un libro che è spesso più citato che letto, nel senso che poi è un libro molto complesso, dove lui mette in mezzo un po' di tutto, c'è in parte anche una storia fantastica, ci sono dei balletti. C'è anche un'osservazione che hanno fatto i critici letterari americani, soprattutto, del fatto che Bagatelle per un massacro, svuotato da questa carica antisemita, che poi adesso noi ne stiamo parlando, ed è un libro che è, fra virgolette, messo all'indice, in realtà perché poi l'Olocausto è successo. Cioè, non fosse successo, sarebbe un libro come gli altri. Cioè, ci sono scrittori, voglio dire, anche da scrittori classici come Dante, eccetera, quanto ci sono accenti antisemiti. Però sono passati ovviamente secoli. E da questo punto di vista, ed è una cosa che mette in luce un grande esperto di Céline, in un'intervista che abbiamo tradotto qualche tempo fa, che è Eric Mazzè, si parla di questo, però non si parla per esempio del Gulag, ma lui non, e Mazzè fa una cosa molto intelligente, perché non è che scrive che se non si parla del Gulag, allora in qualche maniera Céline può essere, diciamo, le cose di Céline sono meno gravi. Però è comunque un dato di fatto che manca, per esempio, tutta una letteratura su quella che è stata l'esperienza concentrazionaria nella Russia sovietica, sempre non per attenuare la gravità, ma questo veramente lo dico falsamente, perché per me quello che scrive Céline contro gli ebrei non è grave, ma con questo non vuol dire che io sono contro gli ebrei, non è grave perché è un'opera letteraria. Cioè, o mi si dimostra, ma lo voglio adesso, che qualunque cazzata che scrive un romanziere o un letterato cambia di una virgola la mente dei capi di Stato, oppure viene andata fuori pure. Cioè, in poche parole questo è il punto. Cioè, le decisioni degli Stati non li prende certo il capo di Stato e dice, ah, Céline ha scritto questo, allora diciamo questo. Quelli dispongono delle nostre vite come più gli aggrada, voi perché prendete sono stati messi lì da una rivoluzione, da una dittatura, da un po' di schede di carta buttate in un'urna, tanto decidono per voi. Comunque. E poi vabbè, comunque, tornando comunque a Céline, scrisse questi pamphlet. Dal punto di vista stilistico c'è una cosa interessante. Céline aveva fatto questa rivoluzione letteraria con la prima rivoluzione letteraria, che è quello con Viaggiatore della Notte, perché è scritto tutto in argot, quindi nello slang, nella lingua dei bassi fondi, ed era una cosa incredibile, perché finora tutti i romanzieri dell'Ottocento francese avevano scritto in un francese sempre più puro, sempre più raffinato, sempre più cristallino, che quello che nessuno parlava nella lingua comune, nella lingua normale, nella vita normale, scusa. E invece lui fa prima questa cosa, che è importantissima. Poi scrive Morta Credito un po' nello stesso stile, però si vedeva che c'era qualcosa che non lo convinceva, non aveva fatto abbastanza. Bagatelle per un massacro, comunque dei pamphlet, lui inizia a scrivere in una maniera stranissima, piena di punti di sospensione, di punti esclamativi, come a replicare le pause e l'incisività del discorso nel parlato. Questo è, infatti, i pamphlet sono importantissimi e quindi appunto non vanno banditi perché antisemiti, cioè banditi fra virgolette perché si trovano, però si trovano praticamente in Francia, è proibito che stamparli.
per volontà della vedova, però non per una censura, diciamo. Certo. Però questo poi porterà alle ultime opere di Céline, che è la trilogia del Nord, Nord di Codano Castello all'altro, dove proprio sono scritti tutti così, puntini di sospensione, tutti i costantini, e viene dato proprio al tono, quando poi tu leggi, sembra proprio di avere quella che chiamano petit music, una piccola musica, cioè il parlato è proprio come quel parlato reale, cioè ti trasmette un'emozione. Domanda, per chi non si è mai avvicinato a Céline, da ignorante come si dice, perché leggerlo? Ma sicuramente, appunto, torniamo lì, Viaggio al termine della notte, perché è un vero, è un romanzo, cioè è una scrittura vissuta, cioè non ha un ruolo salvifico, ecco, no, Viaggio al termine della notte, però è bellissimo da leggere, perché ti rendi conto di cosa è, vuol dire, l'alta letteratura, cioè un vero romanziere, un vero romanzo, una persona che... è mamma anche questa cosa. È veramente un grande romanziere, è uno dei maggiori romanzieri del Novecento, una persona che ha comunque rivoluzionato il mondo della letteratura. Quindi, lui ma diceva, anche interessante lui diceva appunto che dopo i 18 anni è meglio lasciar perdere, eccetera, ma tu lo consiglieresti anche a chi non ha più 18 anni? Sì, ormai, per lo meno perché ti rendi veramente conto di cosa vuol dire leggere, perché dici, è passato quel periodo per cui dici, anche se attuale, no esatto, non è quello il problema. Sì, però comunque guarda, se lo leggi capisci perché lui è uno scrittore e quelli di adesso no. Certo, ma questi perché libri dice che libri di oggi hanno un'età, questi libri, cioè tu hai... Sì, va bene, ma perché questi libri sono delle edizioni, questa la guanda è stata poi ritirata dal mercato per volontà della moglie. Ecco perché ti vedevo prima che... Scusa, ma... Questa è la prima edizione del 38, proprio... Original. Ecco che sia. Assolutamente. Comunque adesso guarda, vorrei parlare lei che è la traduttrice delle lettere, così... Fantastica. Ti chiami? Non ha letto nessuno. Valeria, tu sei la traduttrice, cioè quella che... Sì. Ecco, perfetto. Allora, traduttrice di Céline ci scrive, cioè, tu cosa hai fatto praticamente? Spiegacelo perché sono curioso. Ho affrontato la petite musique di cui parlava Andrea. È piccola ma grande musica, grande sinfonia, che io credo, affrontando appunto linguisticamente Céline, si ritrovi nei romanzi come nelle corrispondenze. Queste lettere? Tosto. Lui, sia per lo stile incisivo che lo contraddistingue, per la rabbia, per la sottile ironia, per un sacco di componenti che fanno sì che devi ricreare quello stile particolarissimo che poi ha stravolto la lingua francese, la letteratura. E quindi domanda che ho fatto un po' a lui, perché o chi consiglieresti di leggere queste lettere? Cioè perché io passo di qua e dico, perché leggere le lettere di Céline, tu che le hai tradotte tra l'altro? È tosto, lo so. Per un approccio ancora più vero e genuino di Céline. Questo. No, ma in realtà questo è un libro che non consiglierei neanche al mio peggior nemico, nel senso che praticamente è un libro ultra per specialisti. Grazie alle edizioni il settimo sigillo, ecco. No, nel senso che è un libro che veramente ultra per specialisti. È interessante per una cosa, perché l'unica è quella. Non per un ultra specialista, per uno specialista. Questo è interessante per questo, che aveva detto giusto Andrea Coccia di Books Blog, ci ha fatto una bella recensione. E anche, vabbè, uno per l'operazione di Stenio Solinas, il giornalista del giornale, che sono una quarantina di pagine che ti dicono tutto quello che ho detto adesso, cioè proprio una spaccata della vita di Céline, giusto, dritto, proprio bello. E poi per una cosa, perché mentre appunto i pamphlet, Bagatelle per un massacro, cioè in realtà da sinistra sono visti, Céline, il tour per
rei proprio antisemita, è da destra, ma no, ma dai, non era così cattivo, no? Eccetera, eccetera, alla fine l'ebreo poteva essere una metafora, eccetera. No, nelle lettere che sono state scritte da Céline alla stampa per la pubblicità francese, quindi alle varie riviste quotidiane, che appoggiavano le posizioni degli occupanti tedeschi, no, lui insisteva sempre sul fatto che sono gli ebrei che ci hanno preso la guerra, che c'erano gli ebrei che hanno fatto questo e quest'altro. E quindi no, io adoro Céline, però mi piace anche la verità, non esiste, non esiste in mangiare, però mi interessa da storico, perché ti dico la prima cosa che io mi occupo di storia militare principalmente. Non esiste lo storico, e io ho avuto un approccio da storico mentre curavo questa questione. Non esiste la persona che non sia di parte, è una stronzata, cioè nel senso che ognuno di noi ha le sue idee, cioè tu puoi essere anche avere tutte le fonti a tua disposizione, quindi dire io consulto tutte le fonti, quindi io farò una cosa equilibrata, in realtà non lo sarà mai, tu hai il tuo vissuto, tu hai la tua interpretazione che darai a quelle fonti. La cosa che io dico è questa, si deve anzi essere di parte, bisogna dichiarare la parte, perché almeno il lettore lo capisce, vabbè, quello è di quella parte, quindi io dovrò leggere questa cosa con questo grado di correzione, no? Come se fosse una bussola magnetica, diciamo, rispetto alle coordinate normali. Bisogna essere di parte, non bisogna essere faziosi, c'è una mista. Una cosa è essere di parte, dare autonuance, una cosa è distorcere sistematicamente tutte le fonti, tutto loro. Ed è resto un po' il nostro vivere quotidiano, un po' la faziosità, no? Tutto sommato, per cui vediamo questo. Ragazzi, il tempo stringe. Io vi ringrazio perché comunque è interessante. Céline ci scrive, chi ci scrive? Poi soprattutto lo chiedo per chiudere a Valeria in una battuta. La sua rabbia. La sua rabbia. E così mi ha ucciso anche Valeria, e ti ringrazio. Un applauso glielo facciamo noi che li abbiamo seguiti, grazie ragazzi. Il tempo, come vedete anche fuori, ci ha un po' segato oggi, ma noi siamo presenti lo stesso e vi faccio una cultura io soprattutto, ormai sto conoscendo dalla nanotecnologia gli sharp e la Céline, oggi mi sono fatto una cultura. Grazie, grazie mille veramente, e so che di materiale poi ne avevate una quantità, vero? Grazie mille.